Mi senti adesso? Siamo mutati. Mi senti, Silvia? Mi senti? Prova. C'è qualcuno che sta parlando con il microfono. Chiudere il microfono, per favore, se fosse possibile, così non abbiamo ritorni. Il Covid ha distrutto la prossemica della nostra antropologia quotidiana e quindi ha devastato la prossemica teatrale, che è, diciamo, è un dato fondamentale dello spettacolo. E invece nel momento in cui il Covid diventa, diciamo, il nostro pane quotidiano, inevitabilmente viene meno la possibilità di un contatto, viene meno la possibilità di raccontare attraverso i corpi. Dice Grotowski che il teatro è un incontro. In effetti questo incontro quest'anno l'abbiamo vissuto, seppur con tanti sforzi in senso contrario, in una forma abnorme. Ci siamo? Quando erano piccoli i miei figli, dicevo loro, quando a scuola vi chiedono cosa fa vostro padre, voi rispondete il poeta. I poverini li mettevo in grande difficoltà, mi ricordo, insomma, quando tornavano a casa, perché non sapevano bene, quelli che li ascoltavano, che fosse uno scherzo. In realtà, appunto, non vorrei fare come quelli che dicono: io fin da piccolo ho sempre voluto fare l'attore. Però, insomma, la poesia c'è sempre stata. Diciamo, il 50% della mia biblioteca è poesia e l'altro 50% è tutto il resto. Ho anche scritto, ho anche pubblicato della poesia, fino a che poi non ho smesso una decina d'anni fa. Da un bel po' di anni invece io insegno recitazione in versi e questo ha significato che generazioni e generazioni di studenti che sono passati per l'Accademia hanno in qualche modo incrociato un'idea della poesia e quindi un modo con il quale approcciarsi, cosa guardare, come leggere, cosa è un verso, come lo si dice, quindi la poesia, insomma, è diventata anche qualcosa di diverso, che io non credo sia diverso dal teatro, cioè credo che il teatro e la poesia siano la stessa cosa, mentre un romanzo è una cosa diversa, mentre un saggio è una cosa diversa, dalle sue origini la poesia coincide con il teatro. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate, lasciate ogni speranza, voi chi entrate, lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Fin dai primissimi anni, dopo la morte di Dante, già in vita di Dante, molti canti sono stati recitati, sono diventati oggetto di scambio orale. Dunque, questo ci ha mosso nella costruzione di questa rassegna, che si intitola appunto La commedia della voce, facendo riferimento alla commedia, ma al fatto che la voce in realtà si organizza drammaturgicamente, riesce a raccontare storie differenti, magari partendo da un singolo verso. E quindi abbiamo incontrato tanti poeti e poetesse che avevano versioni e visioni spesso eterogenee, alcune direi persino agli antipodi. Abbiamo visto qualcuno che non avremmo visto, abbiamo, diciamo, interagito con qualcuno a distanza, con tutte le difficoltà che questo implicava. Guido, io vorrei che tu e Lapo e io e Kennedy e Roland e Winston Shee e la mia santa mamma che sta lì in cucina a straguardare la TV. Guido, io vorrei che Lapo e io e tu e Tutankhamon e Marilyn Monroe ed Edgar Allan, il giovane eroe di quando ero bambina, Harry P. E Pippi P. e Giovanni P. che sa perché tanto di stelle arde cade, Santo L, Super Santo Gesù C, che se ne sta nell'orto degli ulivi, ma anche lei. E soprattutto lei, io vorrei che fossimo ancora vivi. Allora, buonasera e benvenuto a tutti qua, quelli che sono dal vivo, che sono forse 12, però è come se valessero 144, diciamo, no? Al quadrato. E anche tutti quelli che sono invece connessi con noi virtualmente.
Le piattaforme, diciamo, sono già precedenti ovviamente all'avvento del Covid, ma come tutti ricordiamo, o almeno io, diciamo, non avevano quest'uso così diffuso, no, come è stato in quest'ultimo anno, e quindi tutti quanti ci siamo trovati improvvisamente a dover condividere schermi, eccetera, e all'inizio anche male, devo dire, con grandi difficoltà, purtroppo. Il silenzio, lo sguardo sono parte integrante di un incontro e non solamente la parola. La parola nella distanza deve essere sempre detta, perché se no c'è l'horror vacui, ci si ritrova in un buco, allora se non parli improvvisamente sembra che la connessione sia interrotta, sembra che si sia congelato, e invece in un incontro in presenza io posso tranquillamente operare anche nel silenzio, lavorare anche con gli occhi, perché questo fa tutto parte, diciamo, della poesia in scena. Dalle scoperte ultimissime sappiamo ancora che metà degli atomi che formano i nostri corpi è materia prodotta fuori dalla Via Lattea, viene da una distanza che non si può commensurare. La vibrazione delle nostre molecole entra in risonanza materiale con la vibrazione dell'universo, fin dentro l'universo sconosciuto. Questa forza che muove il Sole e le altre stelle è quella che Dante chiama amore. La poesia intercetta il corale profondo e ininterrotto di questa forza, intona la sua voce al rombo delle stelle extragalattiche e al rombo primario della materia che compone la sedia sulla quale sediamo. È un oggetto fatto di parole, sempre d'amore, e basta. In accademia ho imparato un sacco di cose, in realtà insegnando, cioè che negli anni incontrare, incrociare, intrecciare decine, centinaia di studenti mi ha insegnato tantissimo. Sembra un po' retorico dirlo, però ho conosciuto tante poesie che non conoscevo, ho avuto l'opportunità di sentire quello che tante volte non mi sarei mai aspettato, che è assolutamente imprevedibile. Ci sono alcune poesie, e ho portato anche degli esempi, che vanno lette esclusivamente sulla pagina, alle quali ciascun lettore deve regalare la sua voce interiore, e sono poesie probabilmente più complesse anche da comprendere. Invece ci sono delle altre poesie che sono più belle se vengono lette ad alta voce. La poesia, come tutta l'arte, è profondamente legata all'inconscio. Quindi ascoltando questa voce che è detta, io prima ho dentro di me, viene dentro di me un ritmo, e poi lo riempio con delle parole. Delle mie poesie esiste una lettura esoterica, io la chiamo un po' scherzosamente così, una lettura cioè in cui i silenzi siano contati come pause musicali. Questo non viene mai fatto nelle esecuzioni. Io ogni tanto mi diverto a farlo, mi è successo 2 o 3 volte di farlo in pubblico, di dire vabbè, adesso di questo testo non mi faccio la lettura standard, ma mi faccio la lettura segreta. In realtà io ho iniziato a scrivere e ho scritto le prime cose con un senso un po' invece spostato sulla scrittura, proprio sulla parola scritta. L'urgenza era quella di tracciare la scrittura perché la memoria non si perdesse, perché rimanesse veramente un segno tangibile, la traccia di un passaggio, in qualche modo, che per quanto, diciamo così, illusorio, no? Illusoriamente eterno, era urgenza proprio. E quindi per me la scrittura era basilare. La commedia comincia così. L'ingresso all'inferno nasce dall'irreversibile lacerazione, dal dolore per un mancato ritorno, dalla nostalgia, dal vuoto che crea, che toglie il fiato e che le parole provano a riempire. Non c'è poesia senza ferita, non c'è linguaggio senza separazione, senza taglio del cordone che fa nascere la voce, il pianto e il canto. La casa dell'esule, di chi viene scacciato, portato via, allontanato con violenza e per sempre dalle piccole cose del suo quotidiano, è la scrittura, il canto. Il canto che è un altro modo di dire la poesia, canto d'amore innanzitutto. Questa sera noi vedremo uno spettacolo che non si chiama spettacolo, perché è uno spettacolo, una performance, o addirittura un saggio, potremmo dire.
perché un po' sta nel titolo tutto quanto. Io ho scelto questo verso del canto nono del Paradiso di Dante che dice: «S'io m'intuassi come tutti mii», che è un verso che Dante rivolge a Folco da Marsiglia, che era un poeta provenzale che incontra appunto all'inizio del Paradiso, ed è un verso secondo me molto bello in questo momento a proposito di tutti i discorsi che abbiamo fatto sulla distanza e sul Covid, perché Dante dice a Folco da Marsiglia: «Quanto mi piacerebbe essere te, perché capirei di me quello che io posso capire solo essendo te». Cioè, io non so di me quanto tu sai di me, e quindi affidarsi all'altro, al tu, per capire chi si è meglio di quello che si capisce essendo solo se stessi. Mi sembra il più grande auspicio in questo momento storico, e lo spettacolo, chiamiamolo così per semplicità, prova ad attraversare Dante sul filo della scrittura che nasce come lacerazione dopo l'esilio. La commedia nasce perché Dante viene scacciato da Firenze. Nello spettacolo questo viene anche raccontato e viene associato ad alcuni versi, ad alcuni passaggi anche molto famosi, e con i giovani allievi devo dire che coralmente, come speriamo che qualcuno si immia o immii, non saprei, in noi. Grazie mille.